Amici, allora amici, ho fatto quasi 3 ore di, diciamo, 3 ore di streaming questa sera. Mi sono pure divertito, anche se però quel gioco che devo un po' perfezionare un po' la mia tecnica di gioco di Aliens The Dark Descent. È un gioco molto tattico, molto bello. Ma non è di questo che vi voglio parlare. Voglio parlarvi di un'altra cosa. Allora, per quanto riguarda me, io sto cominciando a seguire un culto. Un culto, cioè io già seguivo un culto evangelico. Sto cominciando a seguire un culto in cui sto molto vicino a casa mia. E beh, tutto a posto adesso, se non fosse che però ho ricevuto un approccio un po' brusco da una signora anziana. E la cosa mi ha un po' fatto storcere il naso. Però, a dire la verità, non è da questa signora, io non avevo calcolato che aveva più di 80 anni. E quindi non è che ragiona bene, non è che si è messa a fare qualcosa per cattiveria, ma semplicemente perché la testa onesta non è abbastanza. Non la ragiona più come una volta, non è senilità e altre cose di questo genere. Infatti io, quando sono tornato a casa un po' stizzito da dall'approccio di questa signora che mi ha un po' fatto 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 se fatto se fatto, non lo so, nervosire, perché non sapevo proprio come prenderlo. Comunque, allora che cosa ho fatto? Ho contattato il responsabile della chiesa. Daniele, guarda, quella donna Draconios. Vabbè, Daniele, anche mi Daniele mi chiamo. Daniele, guarda che quella donna ha più di 80 anni. Quella donna sta cercando di farmi capire che quella donna non ragiona più come una volta, non è colpa sua. Quindi allora io subito mi sono detto: ma aspetta, non potevi pensarci tutto da solo, non potevi dire no, aspetta, questa persona non lo sta facendo per cattiveria, però forse non lo so, forse non ci sono arrivato subito che la face che mi stava dicendo quelle cose solo perché stava non perché non ragiona bene. Infatti io nel titolo di questo vlog sto dicendo non giudicare troppo in fretta. Infatti io l'ho fatto un errore a giudicare in fretta, perché pensavo che fosse una persona che mi volesse mettere i piedi in testa. Ma in realtà non vuole, in realtà se è una persona che ha semplicemente bisogno di aiuto, una persona che ha bisogno di essere ascoltata, di essere aiutata, questa povera donna. Io infatti mi sono subito pentito di dire a Daniele: guarda, quella donna non l'ha fatto per cattiveria, ti stavi arrabbiando per una cosa che se facevo un bambino era la stessa cosa. E in effetti io mi sono pentito subito di essermelo un po' presa. Però io comunque ho fatto bene a parlarne col responsabile della chiesa, perché oltre a questa donna, oltre ad essere una persona che insomma, lei è molto cara, e anche anziana, quindi volevo un po' dirglielo che mi aveva un po' offeso, diciamo. Ma quando mi ha detto: guarda Daniele, che quella ha più di 80 anni, allora ha detto: guarda che quella donna non è che sta ragionando bene. Io non voglio dire quello che mi ha detto, perché poi non era niente di offensivo, niente di troppo pesante, però mi ha fatto un po' stizzire, non me l'aspettavo. Diciamo che io negli ambienti della chiesa evangelica, di cui non ho mai trovato una situazione di questo genere che mi tra virgolette attaccassero. Però devo dire la verità, non mi sono comportato stato bene al 100%, perché subito ho pensato: ma che cosa vuole questa da me? Perché mi è venuta a dire queste cose?
ho da sbagliato fratelli e sorelle, anche amici e parenti e follower, perché non ho detto ma questa donna è anziana, non è che lo fa per fare il cattivo, lo fa perché non ragiona bene. Mi dispiace, guardate, mi dispiace davvero. Invece quelli della chiesa sono stati così gentili con me, mi hanno pure dato delle fette di tacchino, mi ricordo del tacchino, un pollo o qualcosa del genere che ho mangiato, ho detto poco fa, sono state buonissime. Io infatti ne ho date pure due alla mia amica vicina Angela. Mi ha fatto molto piacere che le ho condivise con un'amica. E ho fatto anche le mie scuse al responsabile della chiesa per dirgli guarda, non ci avevo pensato che questa signora non stava bene con la testa, ma comunque comprendo perché anche io ho problemi. Per questo vi dico, non giudicate troppo in fretta, guardate che le cose possono essere differenti da quello che sembrano. Per la signora anziana che mi ha, non dico a posto fatto, ma dato un brutto imperativo, mi ha fatto un po' stizzire, ma non è colpa sua che ha fatto quello che ha fatto, ripeto, perché non è che me l'ha fatto per cattiveria. Comunque è tutto a posto, io non devo, non, io quando mi ha detto quelle cose va bene, ho detto, e tanto per dire qualcosa, per non farla arrabbiare, per tenerla buona. Non volevo che succedesse un casino, che poteva succedere magari se sentiva qualcun altro, non so proprio cosa potrebbe potuto, se magari avrebbero potuto nascere delle altre discussioni, non le volevo. Però ho detto alla responsabile della chiesa, guarda che questa signora mi ha un po' detto questo, un po' strano, infatti è molto anziana, comunque io capisco benissimo. E voglio dire questo video che non ci sono problemi, che non ci sono, sono malcontenti o malumori, niente di niente, ti capisco perfettamente che questa donna ha bisogno di aiuto, quindi che ben venga. E con questo credo di aver completato questo vlog. Domani andrò al mio centro diurno e mi farò e vedrò pure una cara amica che mi fa molto piacere vedere, che adesso comincia a venire pure lunedì. Bene amici, vi lascio tutti e alla prossima.